Trovare l'albero di Natale perfetto. Che dici questo? Quale sarà il fortunato? Benvenuto in famiglia. Primo Natale in casa insieme. Dobbiamo comprare l'albero di Natale, Gio, è urgente. Comincia il periodo delle feste adesso. Per entrare nello spirito natalizio. Buongiorno, oggi sono vestita molto molto a tema natalizio, come potete vedere, e non è un caso, non sono totalmente impazzita all'improvviso. È solamente che oggi io e Giovanni abbiamo il piano di andare in giro per negozi a comprare un pochino di cose, appunto di decorazioni principalmente natalizie, tra cui, cosa urgentissima, un albero di Natale. Noi non abbiamo un albero di Natale, essendo questa una casa nuova, visto che questo è il nostro primo Natale in cui viviamo insieme. Non abbiamo alcun tipo di decorazione, tranne proprio un paio di cose che io ho appoggiato in giro per la casa, decorazioni che avevo già, però tutte le cose principali mancano. E quindi tutta la settimana che abbiamo programmato oggi, che è venerdì, finalmente inizia il weekend, e ci siamo messi d'accordo per andare a pranzo insieme adesso, appena Giovanni finisce di lavorare, lo sto aspettando. E appena finito il pranzo, che tra l'altro andiamo al sushi perché ho una voglia matta di sushi da tutta la settimana, anzi da un paio di settimane, che voglio il green ebiten, che è il mio tipo di uramaki preferito di un ristorante dove andiamo spesso, e è buonissimo, davvero è una droga. Lo sto sognando da 2 settimane, quindi finalmente è arrivato il momento. Quando abbiamo deciso di andare appunto a fare compere per Natale, parte del patto era che prima saremmo andati al sushi. Ho promesso di offrire questo sushi. E poi dopo però andiamo a comprare il nostro albero di Natale, che spero che avremo per tanti anni, insomma, in questa casa. Questo è il primo Natale, però è un investimento importante, perché è un acquisto che si fa una volta per tutti i Natali futuri. Quindi vedremo di trovare l'albero di Natale perfetto. E poi appunto un po' di cose, tipo delle lucine, tutte le palline di Natale. Insomma, ce ne sono tanti in effetti di decorazioni che servono. Gli impegni della vita, dell'università, si sono messe un po' di cose in mezzo. Quindi questo è il primo weekend che abbiamo a disposizione per poterlo fare. Quindi è arrivato il momento e non vedo l'ora, perché in questi giorni ho intenzione proprio di entrare nello spirito natalizio all in, cioè proprio voglio entrarci al 100%, tant'è che ho messo i miei orecchini natalizi che tutti odiano, ma che secondo me sono meravigliosi, questi qui a forma di fiocchetto, che continuo a sostenere che siano un completo capolavoro. E poi questo maglione bianco, anche questo super super natalizio. Pantaloni idem, sono proprio totalmente a tema. Compriamo l'albero, lo decoriamo, ascolteremo un po' di musica natalizia, anzi a volontà. E questo è il piano per questo weekend, entrare un pochino nel mood festivo di questo mese conclusivo del 2019. E sono contentissima, non vedo l'ora. Oggi natalizziamo la nostra casa ufficialmente. È arrivato lui. Dovete sapere che lui è il nostro uramaki preferito del mondo, primo in classifica. E l'abbiamo aspettato, dai. Abbiamo aspettato per tutto il pranzo e adesso è arrivato finalmente. Dulcis in fondo. Praticamente come questo, che è lo spicy salmon, quindi c'è questa salsina piccante arancione, però sopra c'è l'avocado e poi c'è la salsa teriyaki. Insomma, non lo so, è un mix di bontà semplicemente. La giornata si è appena illuminata. Casualmente mi becchi nel momento di sfiga. Stavi beccando. Hai perso un avocadino. Sì, non so mangiare con le bacchette. Vabbè, apprezziamo il tentativo, vai. Ok, stavolta è andata meglio. Ok, è arrivato quel momento in cui ne rimangono due, tutto il resto è stato spazzolato via. Principalmente da te. E io li voglio mangiare entrambi, perché... Sì. In diretta, quando sei ci vai in diretta. Senti, non vale, sono più piccolina di te. Tutte scuse banali. Ma non è vero. Queste sono le scuse che inventano quelli che perdono sempre. Non è vero. È importante partecipare, è stata una bella serie. Hai uno stomaco più grande da riempire, non vale. Vale. Sono questi due gli unici rimanenti e li voglio mangiare entrambi perché sono entrambi buonissimi. Però sono arrivata a quel punto in cui la situazione si fa... Attenzione, se vuoi ti do una mano. No, cioè forse, vediamo. Ovviamente la mia mano ricade su quello vero. No, le bici è mio, scordatelo. Hai già mangiato una cosa e mezzo. Allora, devo farmi un po' di spazio nello stomaco.
Non lo so se riesco ad affrontarli. Provo a mangiarli entrambi o vado diretta con le bite? Allora, se ti devi sentire male, prenditi il bite. Più che altro magari mi viene la bioccone dopo, che l'albero si compra da solo. Chiameremo qualcuno. No dai, ce la faccio. Almeno che tu non lo voglio, lo vuoi? Io ho indifferente. Ci provo. Dico che è già su. Il mio biscottino della fortuna oggi mi dice: con il vostro umorismo riuscirete a disarmare un avversario. Chi è il mio avversario, Gio? Chi sarà mai? Sì, tu, ti sto sconfiggendo col mio umorismo. Madonna, che freddo! È dicembre, dovevi saperlo, ma nella mia mente è tipo marzo, non so perché ho freddo. Ad assurdo. Non sono abituato a queste temperature. Io sì, sono una vichinga. E come no? Tesoro, come la gola. Chiamate il prete. Vedi, inquadrati adesso. Inquadrati adesso. Oddio, oddio. Non mi sento le gambe. Dai. No, non sappiamo il testo. Ci guarderò un po' male. Solo perché invidiano. Il tizio si è girato così, guarda. Invidiano il nostro talento. Scusate, abbiamo dei problemi. Perché vengono a vergognarsi di essere fantamirabolanti? Speciali, qualcuno direbbe speciali. Oddio, le palline di Natale. Non andiamo con l'albero, però ora siamo già avanti con abbiamo le delle palline. Buon inizio. Oddio, queste sono enormi. E questo albero è un po' piccolino, forse. Che dici questo come albero? Non è male. Albero. Quale sarà il fortunato? La ricerca dell'albero perfetto è ardua. L'apertura del nostro albero. Ecco. Madonna, che notte di pace. Yuppie, spirito natalizio. It's Christmas, I give you my heart. È Natale! Il nostro albero prende forma. Guarda delle palline. Gli danno a parte, non so perché. Devi agganciarteli tu. Siamo il team Folletti di Natale, perché abbiamo appena scoperto che tutte le palline che abbiamo comprato non hanno il cordino attaccato. Non risparmiate. Però passerete un'ora a fare nodi. Sarà una lunga serata. Il natalizio è stato portato un po' all'estremo in questo momento. Siamo splendidi. Due cornuti, volevo dire due renne. Due renne bellissime. Versione natalizia, Natale 2019. Siamo qui e io ho le corna un pochino corna. Un pochino sbilenche, che crollano. E mi fanno, guarda, senti. Comunque il nostro albero procede, missione albero, sta andando bene. Sono molto soddisfatta, è un signor albero questo. Il mio da piccolo era tipo alto, forse così. Quindi dai, abbiamo fatto un miglioramento. Ho dato la tecnica, mettine uno di ognuno. Così bravo, uno. Così si fa. I folletti di Babbo Natale hanno legato un bel po' di palline. Siamo a buon punto però. Bello però. Aspetta, voglio vederlo un attimo. Posso spegnere un secondo la luce? Voglio vederlo in tutta la sua gloria. Bello. Wow. Ora mancano solo i regali. Dove sono i miei regali? Aspetta lì. Ciao alberello, benvenuto in famiglia.
Lo sapevo che lo nascondevi da qualche parte in casa. Ma adesso se lo lasci lì sotto avrò la tentazione troppo forte di aprirlo. Come facciamo? Poi comunque devo forse la sbavolare. Non la curiosità aumenta. Il nostro bellissimo albero di Natale. Vieni qua, fai vedere la tua creazione. Sì, fiero insieme a me. Posa, in posa, un guarda. Un po' meno fiero. Guarda quanto bello. Ah, meno fiero. Carino. Carino. È il nostro primo Natale insieme, questo è il nostro primo albero. Secondo. Beh, insieme adesso di in casa insieme. Nella stessa diciamo casa. Le cose come stanno. Primo Natale in casa insieme. E abbiamo un albero bellissimo. Ciao. Abbiamo un bellissimo albero. E ora tu sei Joker. E te lo sento ovunque. Buon Natale. Buon periodo pre-Natale. Buon pre-natalizio. Yay! Abbiamo un albero bellissimo. Un albero bellissimo. Siamo molto fieri, veramente. È uno splendore questo coso. Prego, prego. Wow. Woo-hoo. Siamo stati molto bravi. Betty Five. Renna compare. Woo! E adesso li pulisce. Non io.